Buongiorno ragazze e benvenute in questo nuovo vlog. Oggi vi porto con me. Non ho dei piani particolari, anzi, probabilmente sapete cosa faremo. Ci ho pensato proprio così, sulla diretta, vedete come funzionano le cose qui. Che farò un po' un vlog itinerante della settimana, perché poi nei prossimi giorni sarò un po' in giro, ci sono delle cose che piacerebbe condividere con voi. Oggi è lunedì, il tempo è orribile, non lo so, New York, quest'anno l'estate non niente, non, no. Abbiamo avuto un aprile bello, caldo, con delle bellissime giornate e poi non so cosa è andato storto, ma qualcosa è andato storto. Io adesso sto per uscire e sto per andare da Primark perché se avete visto uno degli ultimi vlog vi ricorderete che a un evento al quale sono stata di recente mi hanno regalato un buono di Primark e quindi vorrei andare in negozio, vedere che cosa c'è e appunto comprare qualcosina con quel buono. E quindi vi porto con me, così ci facciamo anche un giretto. E nulla, adesso finisco di prepararmi, di vestirmi. Il look di oggi lo vedrete invece nel video con i look settimanali. Poi usciamo assieme, ci tuffiamo nelle strade di Brooklyn e andiamo verso Primark. Pronte? Vestito numero uno, visto all'inizio sembrava un po' una camicia da notte, ma vi dirò che invece mi piace un sacco. Il colore purtroppo è sfalsato dalla luce, che c'è una luce un po' paradiso. È troppo carino, mi piace tantissimo e ho già un sacco di idee su come lo vorrei abbinare. Bello. Vestito numero due, questo sta proprio di estate, adesso lo faccio vedere bene. In cotone, questa fantasia blu, con questa stampa bianca e tutte le arancine sotto, e dietro si chiude col fiocco, che ho fatto malissimo, ma si chiude con un fiocco. L'unica cosa è che anche la taglia più piccola è grande qua, spalla, quindi non va bene. Loro troppo carini. Vestito numero 3 è questo, fantasia verde, rosso, rosa. Mi piace molto la fantasia, mi piacciono i colori, non so, sono in vena di colori. Oltre ad essere tutta spettinata, sono piena di colori ed è fatto così praticamente con le spalle fuori. Purtroppo questa luce non mi piace tanto. Con le spalle fuori ci metterei una cinturina e con i miei sandali, quelli con il fiocco fucsia, secondo me ci starebbero anche bene. Molto semplice però. Questo qui, semplice semplice, costa solo 2 dollari. Però non lo so, a parte che fa difetto qua. Rimane girato leggermente il bordo, ma non lo so, mi sembra un po' un vestito da mucca. In realtà sono fiorellini, ma sembra una pezzatura di una mucca. Questo è vagamente simile a quello fucsia, ma adesso a parte il mio intimo, che non c'entra niente, non mi piacciono gli spacchi. Io odio i vestiti con gli spacchi così laterali, non mi piacciono. Sono da sottoveste, da camicia da notte, fa completamente un effetto diverso rispetto a quello fucsia, che mi sa che è quello che acquisterò. Sto tornando a casa, volevo farvi vedere un pezzetto di questa parte di Brooklyn che è molto carina, ci sono fiori dappertutto e in questa stagione, perché d'inverno non le ho mai viste in realtà, ci sono tutti quanti le mangiatoie per gli uccellini, i passerotti che si fermano a mangiare e a bere. Adesso vi faccio vedere. Eccolo, vedete ci sono tutti quanti i semini all'interno e gli uccellini si appoggiano e possono mangiare. Ce ne sono tantissime sparse per tutto Brooklyn, è troppo carina questa cosa. Tornata a casa e come vedete in preview alla fine ho acquistato l'abito fucsia. Mi è piaciuto molto per il colore, non solo perché è il colore dell'anno, ma trovo che sia un colore molto bello per l'estate ed è un colore bello vivace che mette di buon umore e dà energia e comunque è un colore che non passerà mai di moda. Ma soprattutto il modello mi è piaciuto tantissimo, adesso ve lo faccio vedere meglio. Mi piace il fatto che abbia le spalline sottili sottili e sia scollato sia davanti che sul retro e che sia lungo lungo fino ai piedi e non abbia gli spacchi. Mi piace il fatto che sia molto molto ampio perché svolazza benissimo e stavo pensando che mi piacerebbe indossarlo anche per la primavera con un paio di Converse e la giacca di jeans, quella oversize un po' maschile per creare questo contrasto. Poi questo tessuto così scivolato e satinato sta benissimo in contrasto con tessuti più grezzi come ad esempio il
denim. Eccoci, allora, l'intimo dovrei cambiarlo, si intravede leggermente e non mi piace per nulla questa cosa, però con un intimo neutro dovremmo essere a posto. Mi piace tantissimo lo scollo davanti e anche sul retro è abbastanza scollato, le bretelline sono comunque regolabili, ma mi piace da morire il colore, ma soprattutto la forma, guardate quanto è ampio, questo svolazza che è una meraviglia. E adesso vorrei provare ad abbinarci un paio di combinazioni di scarpe, perché secondo me è veramente versatile come abito. Non vi ho detto il prezzo, costava 22 dollari, il mio buono era da 25, quindi perfetto. E sono veramente molto contenta e penso che adesso lo metterò a lavare e fra, magari siccome sono fuori tutte queste sere questa settimana, lo indosserò una di queste sere per uscire appena fa sufficientemente caldo. Cioè le Betsy Johnson sono le sue, sono praticamente la combo perfetta. Adesso le metto e poi vi faccio vedere l'outfit. Outfit numero uno che vorrei comporre con questo abito è questo, la mia solita pochette nera e appunto i sandali di Betsy Johnson che hanno il tacco in tinta e la parte invece subfrontale con il fiocco, e secondo me è perfetto questo look. Mi piace molto il fatto di avere un sandalo che sia un po' pazzo ma che abbia comunque un fiocco, che è un dettaglio estremamente femminile. E questo è l'outfit numero uno, ne creo tre perché ne ho tre in mente, li condivido così proprio come li condividerei con le amiche e vediamo un pochino se vi piacciono e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. La sera, lo metterei la sera per un aperitivo, una cena con le amiche, appuntamento. Outfit numero 2, questo potrebbe essere tranquillamente uno dei miei outfit da brunch, della domenica o del sabato a pranzo, quindi l'abito al quale ho costato però un accessorio neutro che è decisamente più adatto al giorno e le mie solite sabot nude che vanno con tutto, regola secondo me ferrea, avere sempre nel guardaroba un paio di calzature nude e un paio di calzature nere, siete a posto. Cioè vedete che alla fine le scarpe che io utilizzo qui a New York gira che rigira sono sempre quelle, ma riesco sempre a combinarle, a creare dei look che siano carini e originali, anche se in realtà veramente ho a disposizione pochi pezzi. Occhiali da sole. E questo è il look numero 2. Adesso ne creiamo uno anche casual e vediamo un pochino che cosa succede. Outfit numero 3, casual che più casual non si può, guardate come cambia completamente l'effetto del vestito. L'ho accostato alla giacca di jeans oversize, mi piace tantissimo anche il contrasto tra i due colori oltre che il contrasto tra le texture dei due tessuti, e sotto ai piedi ho messo le Converse, le All Star, sono quelle che ho fatto personalizzare a Soho con la scritta G4 Grace. È bello l'abito così elegante con la scarpa sportiva. E poi come borsa metterei questa, che è una borsa, quelle classiche di retina, adesso è vuota ovviamente, volevo solo farvi vedere come l'avrei utilizzata, super super casual anche questa, proprio per smorzare tantissimo l'effetto elegante dell'abito. Bonus, outfit numero 4, mi piace tantissimo l'idea di segnare il punto vita con una cintura, questa è la mia classica cintura di Gucci, quella che utilizzo tutti i giorni, mi piace tanto il contrasto col nero e il fucsia, questo è un look che utilizzerei da giorno per andare a pranzo con un'amica, un pranzo di lavoro, un brunch, un giro di shopping. Ai piedi ho messo i sabot, vi lascio i link di tutti i capi che riesco a reperire o se ne trovo di similari, in modo tale che magari se avete un abito simile potete prendere spunto e replicare l'outfit, e la pochette. E con questo basta, siamo pronte. Bene, ci vediamo mi sa domani ragazze, per oggi mi sa che è tutto, ciao. E due settimane dopo torno e come vedete siamo in Italia. Mi è dispiaciuto non riuscire a concludere il vlog, che poi tra l'altro era partito come vlog, in realtà poi era un video styling, non lo so, è il fascino della diretta. Ma le ultime 2/3 settimane newyorkesi sono state per me delle settimane bellissime. Piccolo self disclosure, quando sono tornata a New York ero in un momento di vita molto delicato e quindi ho avuto un periodo nel quale ho proprio sentito il bisogno di concentrarmi solo su me stessa, di stare anche molto da sola, molto sulle mie, prendermi cura di me, trovare i miei spazi, i miei tempi. E le ultime settimane invece a New York hanno proprio segnato un cambio completo di rotta a livello di energie, di vibrazioni,
E sono stata veramente bene. Cioè, sapete quei periodi di vita nei quali senti che ti stai godendo la vita, che sei appieno te stessa, ti senti bene nella tua pelle, ti senti carica di energie, ti senti felice, hai voglia proprio di fare delle cose, di metterti alla prova, di vivere delle esperienze, e quindi così è stato. Alla fine quindi ho scelto di farmi questa coccola, concedermi questa coccola, andare totalmente offline, quindi anche su Instagram non ho postato per diversi giorni e stare concentrata sulla vita offline, sulla vita reale e godermi quello che succedeva in quei giorni, godermi gli ultimi giorni in città, godermi le mie amiche e insomma sì, tutte le cose che mi sono successe in quelle settimane. Poi sono rientrata a Padova e ho avuto bisogno di qualche giorno per riorganizzarmi un pochino, per riprendere i miei spazi, i miei ritmi, riadattarmi, fare il cambio del guardaroba, organizzare un po' di cose a casa. È sempre un po' complicato passare da una realtà all'altra. So che non sembra, però sono comunque due situazioni, due realtà, due culture completamente diverse, con dei ritmi diversi, degli ambienti diversi, quindi insomma ho sempre bisogno di qualche giorno di adattamento e riadattamento. Ma sono molto felice di essere a casa. Strano perché per me casa adesso è scissa in due realtà diverse, forse questa è più casa fisica, avendo proprio una casa mia, quindi mentre a New York sapete che sono un pochino più itinerante, ma così è la vita newyorkese. Ma sono molto contenta, come vi dicevo, e nulla, volevo condividere con voi, insomma, almeno fare una chiusa di questo video. E già che ci siamo, visto che questo video è partito come un video styling, mostrarvi in anteprima, poi uscirà un video haul dedicato l'abito che indosso oggi, perché è un abito carinissimo, e visto che questo video è iniziato con un abito estivo newyorkese, io direi perché non concluderlo con un abito estivo padovano. Vi ho appena registrato delle storie su Instagram dicendovi che non so che cosa sia successo nella mia testa, ma ho acquistato un abito giallo, giallo, giallo proprio canarino, e non è assolutamente una colorazione che normalmente io indosso. Penso di non avere nulla nel guardaroba di giallo, ma secondo me proprio questo periodo di good vibes, energie, proprio vibrazioni molto alte, e quando l'ho visto era disponibile in bianco, in verde, verde smeraldo, però un po' scuro, viola e giallo. Bianco l'ho scartato subito perché ho diversi abiti lunghi bianchi e non volevo doppioni. Verde non è un colore che a me piace molto. Il viola mi aveva attirato, ma poi ho detto: ma sto colore scuro. Il giallo subito ho avuto questo effetto magnetico e mi sono subito sentita di buon umore quando l'ho visto. Come ho pensato a, sapete, l'estate, il caldo, la spiaggia, i bei momenti, non lo so, mi ha fatto sentire bene questo colore, quindi l'ho ordinato. È arrivato un paio di giorni fa e è bellissimo. Ora ve lo faccio vedere perché è veramente un abito meraviglioso. Eccoci, un abito lungo fino ai piedi e il materiale è cotone, quindi freschissimo e adatto all'estate, 100% cotone. È tutto in sangallo, foderato, quindi non è per nulla trasparente e sul retro non ha la cerniera, cosa che io apprezzo tantissimo perché in questi abiti, quando c'è la cerniera qua, puntualmente sul punto dove c'è la cucitura qui, si inceppa sempre. Invece no, ha un punto elastico, quindi si adatta perfettamente alle forme del corpo. Mi piace tantissimo il colore e vi dirò, me lo sono immaginato subito con degli orecchini estivi, grandi, colorati. Oggi sono andata su qualcosa di un pochino più chic, visto che era raffinato, visto che sono comunque in città, però per il mare con degli orecchini proprio colorati, pendenti, magari con le nappine, un bel fucsia o un rosso corallo, mi piace giocare con i contrasti. E l'ho immaginato subito con delle mule, delle ciabattine flat, dei sandali gioiello, però carino anche per la fine estate o primavera, con la giacca di jeans e le Stan Smith. Secondo me è un abito veramente molto molto versatile e mi sa che lo acquisterò lo stesso anche in bianco, anche se ne ho un paio di abiti bianchi lunghi, perché è veramente un abito di qualità eccezionale. Mi sta piacendo tantissimo, ha anche le taschine a scomparsa, mi piace davvero davvero tanto. E guardate che bello di nuovo registrare le clip per gli outfit nella mia cabina armadio. Quanta luce, che bella questa casa, io l'amo alla follia. E se mi seguite da tempo sapete anche perché l'amo, perché questa casa ha per me un significato legato comunque a un momento di vita personale molto delicato e molto importante e impegnativo. E quindi sono molto molto felice di essere qui.
E visto che siamo qui, vi faccio vedere anche un recente acquisto che ho fatto per la casa. Si tratta di una nuova sedia per la mia toeletta barra scrivania. Se mi seguite da tempo saprete che all'interno di questa stanza, che è la mia cabina armadio, io ho pensato da subito una scrivania che desse fronte finestra. Questo perché per me è molto importante avere sempre luce. Questa casa l'ho amata da subito perché piena di luce tutto il giorno, è proprio una caratteristica che mi fa sentire bene, che mi fa sentire in pace, mi ricarica, quindi è proprio qualcosa che mi fa bene, ecco. Me l'ero immaginata così anche un po' perché, non lo so, mi ricordava, sapete, la scrivania di Carrie in Sex and the City. In realtà ci ho pensato dopo, una volta che ho composto questa stanza, che rimandava a quella. E originariamente c'era un'altra sedia che però non andava bene perché era una sedia bassa, era una sedia comunque che avevo di fortuna, lì per lì non avevo quella e ho cercato di riciclarla. E invece adesso ho acquistato proprio la settimana scorsa questa sedia, che è regolabile, alle rotelle, ed è tutta pelucciosina, sembra Milù, vi dicevo su Instagram, comodissima, mi sta piacendo molto e trovo che stia molto bene. Sono stata un po' in dubbio perché c'è stato un momento in cui avevo quasi pensato di prendere una sedia colorata per spezzare un po', visto che la stanza comunque è tutta chiara, comunque con colori chiari, bianco, oro. E invece no, mi sono mantenuta sul bianco. Il bianco è un colore che mi dà proprio la carica, mi fa, non so, mi rimanda all'ordine, alla pulizia, alla calma, quindi tutta casa mia è su colori molto chiari, molto neutri e tenui, perché proprio nel momento di vita in cui ho preso questa casa avevo proprio bisogno di pace, di calma, di raccoglimento, di sentirmi protetta, di sentirmi al sicuro, ma anche di fare il pieno di luce e di energie positive. E quindi questo è stato un po' il filo conduttore che ha guidato anche la scelta dei pezzi di arredo di questa casa. E quindi questa sedia ovviamente ricalca questo stile. E niente, queste settimane sono state settimane appunto di adattamento, ma ho ripreso un pochino quella che è la mia routine italiana, che è sempre molto diversa dalla routine americana, e sono molto felice di essere tornata anche ad allenarmi, quindi ho ricominciato con le mie camminate, ho ricominciato con i miei allenamenti in acqua, quindi insomma sto tornando a pieno regime. Sarà un'estate appunto italiana e poi sarà di nuovo un autunno newyorkese. E niente, non so esattamente come sarà l'evoluzione dei contenuti, perché sono in un momento di vita nel quale sento di voler condividere fino a un certo punto e di essere invece molto più riservata e concentrata su me stessa e sulla vita appunto offline rispetto magari a qualche mese fa. Spero che potrete capirlo, però comunque non sparirò da YouTube, perché vorrei mantenere almeno i video sugli outfit settimanali, questo sì, per farne anche una rubrica estiva. E questi sono un pochino i miei aggiornamenti da post rientro. Io ora scappo, chiudo questo video, mi dispiace se è un po' caotico, però riflette come sempre quello che sta succedendo nella mia vita. E ora scappo perché appunto ho allenamento, devo essere in vasca fra 10 minuti, quindi mi devo dare una mossa. E vi mando un abbraccio, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e fatemi sapere cosa vi sembra di questi due abiti, come vi sembra che sia anche questo punto di giallo su di me. Ero molto in dubbio sui colori e vi lascio qui sotto ovviamente nell'info box i link di entrambi gli abiti. Il primo era di Primark, ma ne ho trovati due che sono similissimi, quindi potete acquistarli se cercate un abito di questo tipo al posto di quello di Primark, che mi sa che non si trova qui in Italia. Io vi do appuntamento al prossimo video e in ogni caso vi auguro intanto una buona estate. Ciao!